lista di alcuni dei migliori cosplay del Torino Comics. Preparatevi a un sacco di League of Legends. E facciamo un bel applauso per Barbara, scaduto il tempo, sorry, sorry, sorry. Lo so, probabilmente avevi un sacco di cose bellissime da dirci. Abbiamo dei tempi da rispettare perché abbiamo 120 salite sul palco. Porca vacca! Quindi per altri premi tutto andremo molto serrati oggi. Ok. Vai Max con number 5. Andiamo avanti con il numero 5. Loro sono una coppia, già li vedo bellissimi, da Dark Souls. Abbiamo Annalisa e Luca che interpretano qui la strega e Sonero Pastora. Un bel applauso. Forse un po' difficile. Da Dark Souls. Ancients. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Bisogna di una mano per muoverti. C'è qualcuno che può dare una mano al ragno per muoversi? E come si dice, ragno e guadagno, eh? Abbiamo. Quindi ci può solo portare fortuna. Ah, fantastico! Ho sempre sognato avere un bel, come si chiama, ventaglio. Vedi se gli piace il colore, magari su qualche cosplay. Nel mentre. Ok. Ovviamente Ragno e Sudeo stanno. Vediamo il benvenuto al numero 6, che è Sara, che interpreta Mikasa Akerman dall'Attacco dei Giganti. Un applauso!
te dico proprio fa male. Assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille. Bravissimo! League of Legend! Chi è? Fiora chi? Dai, Valor, sei cattivo! A volte sembra che il pennuto voglia mettersi in mostra. L'ombra di Valor sarà l'ultima cosa che vedrà. Occhi nel cielo! Sofia! Qui fatti vedere anche se bene. Adesso One Piece. Ok. E salutiamo Sofia per dare il benvenuto al numero 19 per la giuria. Lui è Tommaso che dalla serie One Piece interpreta Brook. Un bel applauso! Sei come hai potuto sottometterti ad un essere come Babidi? Fatto, fatto!
mia. Io volevo disperatamente tornare a essere il Saiyan di prima. Volevo diventare di nuovo il guerriero aggressivo e crudele che era un tempo, il cinico principe dei Saiyan, malvagio e privo di compassione. Io ero cambiato e non mi piaceva. Sotto la tua influenza mi stavo a poco trasformando in un essere gentile senza neanche rendermene conto. Ho perfino accettato di avere una famiglia. E anzi, l'idea cominciava anche a piacermi. Così mi sono abituato a vivere sulla Terra e a comportarmi come un normale essere umano. Per questo mi sono lasciato controllare da Babidi. Volevo tornare finalmente a essere me stesso. E devo confessarti che mi sento molto meglio ora. Le profezie delle schiacciate erano reali. Darius è qui. Le visioni della sera sole arcobaleno. Il vero atleta è arrivato. Puoi andare a casa. È tempo di giocare. Facci vedere la moviola, zia. Sì, prego, parla direttamente nel microfono. Ah, basta. Se non si schiaccia, non è uno sport.